Anche la comunità di Santo Stefano di Camassara ha voluto riservare l'ultimo saluto a Monsignor Rosario Giordano, il parroco che per 10 anni ha guidato la parrocchia stefanese, una tappa questa che ha rappresentato l'epilogo del sacerdozio del prelato di origine castelluccese. La comunità stefanese lo ricorda come un uomo umile e sempre disponibile, che ha saputo farsi apprezzare per l'amore che aveva verso il prossimo. Durante la sua permanenza nella città delle ceramiche, oltre per il supporto materiale e spirituale nei confronti dei suoi parrocchiani, il sacerdozio di Monsignor Giordano si è contraddistinto anche per l'interesse che ha rivolto verso l'opera di ristrutturazione della Chiesa Madre e nell'adeguamento dei lavori del santuario del Letto Santo. Il presule molto amato e stimato, dopo aver concluso il suo servizio sacerdotale a Santo Stefano di Camastra, ha fatto ritorno a Tindale, dove è stato ospite della casa di riposo del clero. A margine della breve cerimonia che si è svolta all'interno della Chiesa Madre, il parroco Don Calogero Calanni ha letto il testamento olografo, nel quale ha dedicato un ricordo particolare per tutte le anime di Santo Stefano di Camastra, dove raccomanda l'amore a Gesù Crocifisso, che dall'alto del suo santuario guarda tutti e benedice, e alla Vergine Addolorata, che è la protettrice principale di Santo Stefano di Camastra. Il testamento conclude dove il presule Giordano non si sente di dover perdonare alcuno perché da nessuno ha ricevuto male che non si sia tramutato in bene. Anzi, sente di dover chiedere perdono, dopo che al Signore, a tanti fratelli e sorelle ai quali non sia stato di buon esempio, verso i quali non sempre è stato zelante nell'esercitare con dedizione la carità e ai quali non sempre ha saputo trasmettere i tesori di grazia di cui il Signore gli aveva reso. A tutti implora la carità di molti suffragi affinché la sua anima, purificata dai peccati, possa finalmente godere e gustare la bontà misericordiosa del Signore.